In un mondo pieno di supereroi, due sono al di sopra di tutti gli altri. Commander e Jetstream. Lui con la superforza che lo rende indistruttibile. E lei con l'energia di un aereo supersonico unita alla maestria nel combattimento a mani nude. Di giorno indossano i panni di Steve e Josie Stronghold, i migliori agenti immobiliari della metropoli di Maxville. Quando il dovere chiama, sono Commander e Jetstream. Per me, però, hanno un altro nome. Mamma e papà. Quello al centro sono io. Voi vedete in loro i difensori del mondo. Io vedo solo mio padre in calzamaglia. Non fraintendetemi, a volte è bello avere dei genitori supereroi, come quando mamma torna dal lavoro con qualche prelibatezza. Sfortunatamente, però, tenere alto il nome di famiglia vuol dire che io dovrò salvare il mondo prima o poi. Cominciamo. C'è solo un leggerissimo problema. Esattamente quello che volevo. Bene, il caro Bert Timmerman compra la casa coloniale a Pine Terrace. Paga di più e niente contingenze. Tesoro, so che vendere proprietà è solo una copertura, ma credo che possiamo vincere quel viaggio premio alle Hawaii. Non andiamo alle Hawaii da quando Reiki Menamena fece esplodere quel vulcano. Pensaci, Josie, io, tu, la spiaggia, niente vulcani che esplodono. Sento già la sabbia che mi accarezza i piedi. Will sarà giù a momenti. Ehi, è il suo primo giorno di scuola, dov'è? Will! Will! Oh. Ah. Su, figliolo, vedi di sbrigarti. Certo. Ciao papà, facevo un paio di serie prima di andare a scuola. Più ripetizioni e meno chili. Giusto, non bisogna gonfiarsi. Sì, sono più in definizione. È il gran giorno, eh? Will, voglio dirti che mi riempie d'orgoglio sapere che frequenterai la mia alma mater e che un giorno continuerai il mestiere di famiglia. Vendere case? Certo, vendere case. No, sul serio, figliolo. Ogni ragazzo crede che suo padre sia invincibile, e io più o meno lo sono, ma chissà. Forse la prossima volta che colpisco un meteorite diretto verso la Terra, sarò io quello che viene disintegrato in mille pezzi. Insomma, quello che voglio dire, Will, è che è bello sapere che qualsiasi cosa mi succeda, ci sarai tu pronto a salvare il mondo. Non vedo l'ora. Anche noi. Oh, tieni. Buongiorno, signora Stronghold. Buongiorno. Aveva gettato delle cose riciclabili tra i rifiuti. Le ho messe nel cassonetto giusto. Grazie, Laila. Hai fame? Ho preparato un bel po' di uova, bacon. No, grazie. Sai che mia madre può parlare con gli animali? E pare che non amino essere mangiati. Allora un po' di succo? Ottimo. Sta arrivando. Oh, ciao, Laila. Buongiorno, Commander. Commander? Ah, grazie, Laila. Ancora non riesco a credere che quest'anno andrete al liceo. Sembra ieri che nuotavate nudi nella piscina per bambini. Mamma! Ciao, Laila. Grazie. Josie, è l'altro telefono. Sì. Certo. Grazie, sindaco. Ci sono problemi in centro. Grossi problemi. In centro. Oh, cavolo, volevo vedere Will salire sull'autobus. Oh. Mi ricordo il primo giorno all'asilo, non si staccava dalla mia gamba. Mamma? No. Josie. Oh, Will, ricorda. Tanti ragazzi alla Sky High hanno soltanto un genitore supereroe, non due. Non farglielo pesare, niente sbrufonate. Ah, figurati, tranquillo, non mi farò notare. Signora Rivera, Josie Stronghold. Devo rinviare gli appuntamenti per la casa. Ottimo. Steve! Devo andare. Di notizie che arrivano dal centro. Seguiamole con il nostro elicottero numero 5. Il male è arrivato all'ora dei pendolari. Un consiglio, se dovete percorrere la statale 115, optate per un percorso alternativo.
momento c'è un aggiornamento. Sono in arrivo Commander e Jetstream. Tu sei tranquillo. E se per caso dimentica il pranzo? Josie, smettila di trattare Will come un bambino. Hai ragione. Sinistra! Portami davanti! Ok. Rilascio! Lancio! Oh, e il robot è KO! Ecco che stacca il souvenir di un'altra battaglia vittoriosa. Che team? Commander e Jetstream. Che faremmo senza di loro? Tra poco una pasticceria. Sono grandi. Lo so che è solo il primo giorno, ma non vedo l'ora di diplomarmi e contribuire alla salvezza dell'uomo. E anche della donna. E degli animali. E della foresta tropicale. Sicuro. Ciao ragazzi. Salve signora Kibitz. Sento che sarà un anno molto positivo. Sì, ci divertiremo. Buongiorno. Buongiorno. Questo va alla Sky High? Shhh, ma sei scemo? Vuoi farlo sapere ai super cattivi del quartiere? No, no, mi dispiace. Come ti chiami, matricola? Will Stronghold. Il figlio di Commander Jetstream? Attenzione, è Will Stronghold. Il figlio di Commander Jetstream. Sono Ron Wilson, l'autista della Sky High. Qualunque cosa ti serva durante il tragitto, fammelo sapere. Voi due, là. Il posto dietro Ron è di Will Stronghold. È un vero onore. No, resta, non c'è bisogno. No, no, mi fa piacere. Tu sei la terza generazione. Magenta, alzati. Perché? Gli serve un posto solo. Così si siede con la ragazza. Laila? No, è solo un'amica. Sì, esatto. È un fratello per me. Oh, beh, in tal caso, ciao. Sono Larry. Ciao, Will. Come va? Ciao, Laila. Come stai? Le tue vacanze? Un'estate d'ansia, Will. A-N-S-I-A. Mio padre mi stava sempre addosso e diceva: Jack, a me sono spuntati prima i poteri e poi la barba. E invece io sono arrivato a fine agosto e... zero. Ah, quindi non hai ancora i poteri? E oggi secondo te sarei venuto qui, se così fosse? No, no, no. Due giorni fa mi sono svegliato e... bam! Grande! E che cos'è? Per vederlo dovrei aspettare come gli altri. Ma è grandioso, Will. È grandioso. Ciao. Neanche tu hai mai mostrato i tuoi poteri. Scusate. Buongiorno. Siamo al completo. Prossima fermata, Sky High. Ma dove va? Tenetevi forte. Prendiamo una scorciatoia. Ci siamo! Matricole. Eccola lì, la Sky High. Sospesa in aria dai più moderni propulsori antigravitazionali. È in costante movimento per scoraggiare chi altrimenti ideerebbe piani malvagi. La sua posizione è nota solo a persone altamente qualificate come me, Ron Wilson. Professione artista. Liscio come l'olio. Scusate. Solo un consiglio. Non tardate, l'autobus non aspetta nessuno. Tranne te, Will Stronghold. Se sei in ritardo o in anticipo o vuoi chiacchierare, chiamami. Grazie, Ron. Davvero? La Sky High mi piace
Odio quel coro. Speed, raggruppali, dai. Ehi, matricole! La vostra attenzione, per favore. Io sono Lash, lui è Speed. In rappresentanza del comitato di accoglienza della Sky High, raccogliamo i $15 della tassa a nuovi studenti. Questa tassa non viene nominata nella brochure. Ok, ragazzi, molto divertente. Ora potete andare. Salve a tutti, sono Gwen Grayson, rappresentante d'istituto. Studiare qui alla Sky High vi piacerà moltissimo. Non lo so per esperienza. Io qui ho passato giorni fantastici, ho conosciuto persone straordinarie. Come primo giorno vorrei spiegarvi alcune regole. Innanzitutto, misurate i vostri limiti. Ricordate queste poche semplici regole e nessuno finirà oltre il bordo della scuola. Ora andiamo dentro per l'orientamento. Regole? Quali regole? Che c'è? Eri distratto. Sono il preside Powers. A nome del corpo docente e dello staff, vi do il benvenuto alla Sky High. Sì! Tra pochi istanti, il test di inquadramento potere darà il via al vostro eroico viaggio. Inquadramento potere? Sa tanto di fascismo. Inquadramento potere. Decidono dove devi andare. Corso eroi o corso perdenti? C'è un corso per perdenti? Credo che il termine appropriato sia supporto eroe. Per il momento, buone azioni e buona fortuna, che l'avventura cominci. Cometa in volo! Datemi a sentire. Il mio nome è Coach Boomer. Forse mi conoscete come Sonic Boom, o forse no. Ecco come funziona inquadramento potere. Salite qui e mi mostrate il vostro potere. Esatto, e lo farete davanti a tutta la classe. Dopo il test deciderò il vostro ruolo, eroe oppure spalla. Dunque, ogni anno ci sono degli studenti, o come amo definirli, dei bambini frignoni, che si credono in diritto di contestare e di lamentarsi dell'inquadramento. Perciò chiariamo subito una cosa. La mia parola è legge, il mio giudizio è definitivo. Quindi non ci saranno bambini frignoni. Sono stato chiaro? Sì, certo. Ho detto, sono stato chiaro! Finga, Spooner! Si parte! Tu, come ti chiami? Larry. Oh, piccolo Larry. Vieni qua. Che vuole dimostrare umiliandolo davanti a tutti? È una cosa ingiusta. Se un giorno la vita dovesse diventare giusta, dubito che succederebbe a scuola. Macchina! Grande Larry! Eroe! Lui è bravo. Io sono Mandy. Ho forse detto che eri il prossimo? Mi chiamo Zack, Coach Boomer. Non faccia cadere la cartellina. Entro l'anno, superstar. Lo sto facendo. Facendo cosa? Sto brillando. A me non sembra. Beh, in una stanza buia si vede meglio. Forse possiamo spegnere le luci. Oppure metta le mani intorno agli occhi e guardi da vicino. Spalla. Assicuro che non vuole. Spalla! Tu, al rapporto. Mi permetta di dirle che è un onore essere qui. E questo è il tuo potere? Fare il leccapiedi? Molto divertente, signore. So che lei ha un ottimo senso. Sta zitto e fa vedere. Subito, signore. Davvero niente male. Per un bel ghiacciolo. Spalla! Eroe! Spalla! Super sputo. Spalla. Sputo acido. Eroe! Oh! Eroe! Ed è anche un bel ragazzo, eh? Wow. E vattene, stupidino. Violetta, tocca a te. Qual è il tuo numero? Sono una mutante. D'accordo, muta.
Un porcellino d'India? Sì. Neanche una famiglia di porcellini d'India? Ah, no. Spalla. Scià. Va a quel paese. Tu, figlia dei fiori, avanti. Io credo nell'uso dei poteri solo se la situazione lo richiede. E sei fortunata. Questa è la situazione e io lo sto richiedendo. Ma partecipando all'esame avallerei un sistema difettoso. Credo che la dicotomia eroe-spalla serva solo... Fammi capire bene. Ti stai rifiutando di mostrarmi i poteri? È una spiegazione riduttiva, io vorrei... Spalla! Ok, riprenderemo dopo pranzo. E cominceremo da te. Non è giusto. Credetemi, Boomer si pentirà della sua decisione. Sì, un giorno sarà buio. Lui andrà da solo a prendere la macchina, le chiavi gli cadranno e io non brillerò per aiutarlo. Qualche problema con me? No. No cosa? No, signore. No, signore. No, signore. Solo uno scherzo, spalla. Non puoi usare i poteri al di fuori della palestra. Oggi le spalle non sono ammesse alla visione del film Eroi per caso. Sono pazzo o quello là mi sta fissando? Cavolo. Che c'è? È War and Peace. Quello è War and Peace? Sì. È famoso. Sua madre è un'eroina e suo padre è un super cattivo. Baron Battle. E io che c'entro? Tuo padre ha mandato al fresco il suo. Quadruple ergastolo. Libertà vigilata solo dopo 3 vite. Perfetto. Primo giorno alla Sky High e ho già un nemico mortale. Mi guarda ancora? No. No? No. Hai detto che non stava guardando. Si ricorda agli studenti che è vietato fumare all'interno della scuola. È vietato anche congelarsi o prendere fuoco. Pesantisce. Will Strangold. Ah, leggi il pensiero. No, le targhette. Certo. Questi sono i miei amici, lui e Zack. Ciao. E lei è... Laila, lo so. Io sono Gwen. Ciao. Che bella la tua gonna. Grazie. Come va inquadramento potere? Alla grande. Non avevo dubbi. Senti, sto mettendo su il comitato per il ballo scolastico. Se ti interessa partecipare, un giorno ne parliamo a pranzo. Io ci vado a pranzo. Quanto è carino. Allora ci vediamo presto. Sì. Ciao. Ciao. Secondo me non mi piace la gonna. Ciao, e grazie per l'immersione. Come va? Il ragazzo era un po' disidratato. Che dici, Stronghold? Stai con noi quest'anno? Ci dai una mano a tormentare le spalle? Sì, sarà uno spasso. È bravo. Ci vediamo. Ok. Che vuol dire? Non sai quale sia il tuo potere? Ho capito. Prendi in giro il tuo coach. Proprio come tuo padre. Macchina! Ma lei è pazzo! Io non ho la super forza! Ah, ho capito. Tu voli come tua madre. Perché non l'hai detto? Ragazzo, basta scherzare, non ho tempo da perdere. Che potere hai? Non ho poteri. Stronghold. Spalla! Lo fece anche tuo padre quando aveva la tua età. Mi spedì dentro la parete. Lei non l'ha ancora chiamato, vero? Secondo te dovrei dire io a Commander che suo figlio non ha poteri? Ora diamo un'occhiatina a quel torace. Bene, non c'è niente di irreparabile. A parte il fatto che non ho poteri. Beh, forse sei solo un eroe tardivo. Hai 2 poteri da ereditare. Il volo di tua madre o la super forza di tuo padre? Ma quando? I ragazzi
che vengono morsi da qualche insetto radioattivo o che cadono in una vasca di scorie tossiche, dopo un giorno scoprono i poteri oppure muoiono. Oh, ho fatto! Ma i ragazzi che ereditano i poteri? Beh, impossibile da prevedere. Ma li dovrei ereditare, vero? Molti tra le spalle. Sono figli di un supergenitore e un genitore normale. Ma ci sono casi, rari, ma già manifestatisi, in cui il figlio di due genitori con superpoteri non eredita, purtroppo, mai poteri di nessun genere. Davvero? Ad esempio? Io ne conosco solo uno, Ron Wilson, l'autista. Eccolo là. Eccolo, guarda. Una casa vittoriana con tre bagni e gli stucchi decorati. Ma certo che vorremmo dare un'occhiata. Facciamo... Quando è la riunione sui supercattivi infiltrati all'Agenzia delle Entrate? Il presidente ci aspetta a lunedì. Martedì? Perfetto. No, grazie a te, Linda. Tesoro, la cena è quasi pronta. Puoi smetterla di giocare con quell'occhio e apparecchiare? Certo. Oh, eccolo qua. Ciao. L'uomo del giorno. Allora, com'è andata? Papà, dobbiamo parlare. Una chiacchierata da eroe a eroe? Credo di avere il posto adatto. Andiamo. Tesoro. Senti, papà... Ma questo non è il posto, Will. Questo è il posto. Non può essere. Il Sancta Sanctorum. Non dimenticherò mai il mio primo giorno alla Sky High. Tuo nonno finalmente mi ritenne degno della chiave del suo Sancta Sanctorum. All'epoca c'erano ancora le chiavi. Puoi andare. Ho già inserito i tuoi dati biometrici. Oh, Will, solo una cosa. È ovvio che non dovrai mai e poi mai portare qualcuno nel Sancta Sanctorum. È un tuo impegno mantenere il segreto. Lo manterrò. Va pure. Oh, questo è mio, Will. Usa quello della mamma. Scusa. Non ci credo. Hai un tavolo da biliardo. E non ti piace il flipper? Forte. Dunque, vediamo, da dove comincio? Non lo so. Qui c'è la roba della mamma. Strumenti scientifici, accessori e altre... Will! No. Sì. Le nostre più grandi battaglie. I momenti più belli. La testa di Ticranium. Il primo insetto bot di Exo. E questo è... Era di Royal Pain. Il biberon. Quello fu un gran giorno, Will. La prima volta che io e tua madre combattemmo in coppia. Appena entrò, frantumando la finestra, capì che era la donna giusta. Ah, dovevi vederci, eravamo fantastici. Royal Pain ebbe ciò che si meritava e io presi il biberon. E questo è il souvenir di cui vado più fiero. È fantastico. Beh, a che serve? Non ne ho idea. Allora, come vedi è tutto in questa sala, la nostra storia, tua madre e io che... prendiamo schiaffi in male. Ma ora è il momento di scrivere un nuovo capitolo. Tutti e tre combatteremo insieme il crimine, fianco a fianco. A fianco. Allora, tu che volevi dirmi invece? Che a biliardo ti batto di sicuro. Oh, questo lo vedremo. Ok. Scelga l'arma, signore. Spacco io. Oh, hai preso quella giusta. Sì, non l'ho chiamata, ma non ce n'era bisogno. Avevi ragione. L'ha portato a casa. Ehi, quello ha l'ego grande come un mega robot. Male, male, male. So please, 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 let me, let me, let me, let me. What I want this time.
Ciao, Laila. Ciao. Ma dov'eri dopo la scuola? Ero in pensiero. Mi hanno tenuto un po' in infermeria. E le notizie vanno di bene in meglio. Forse non avrò mai dei poteri. Tuo padre come l'ha presa? Non potevo dirglielo, mi ha fatto vedere il Sancta Sanctorum. Ma tu devi dirglielo, Will. I miei genitori sono i più grandi supereroi di questo pianeta. Tutti si aspettano grandi cose da me. Ma tu sei grande. Grazie. Ok, ora sei una spalla. Non è la fine del mondo. Anche se la vita ti offre limoni. Fai un succo di mela? Non mi vengono i limoni, non capisco perché. Sì, ma capisci, tu hai un potere favoloso. E potevi andare al corso eroi. Non amo le etichette. Ma perché hai scelto di essere una spalla? Perché credo che sia tutto molto stupido. Dividere le persone in gruppi, ma dai. Che roba è? La scuola? Una mela? Grazie. Sì. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Benvenuti a Supporto Eroe. Il mio nome è... All American Boy. Cavolo. Anche se oggigiorno... la gente mi chiama... Mr. Boy. Quest'anno avrò il privilegio di aiutare tutti voi a diventare i più favolosi supporto eroe di questo pianeta. Senza i supporto eroe, al mondo non ci sarebbero eroi. Va bene, probabilmente ci sarebbero eroi, ma si sentirebbero molto soli. Quanto si sentirebbero soli? Ehi... Sì? Sì, quando è che scegliamo i nomi e i costumi? Perché io voglio prenotarmi Zack Attack. Beh, in realtà non li scegliete voi. Alla consegna del diploma verrete assegnate al vostro eroe. Allora lui o lei deciderà come vi chiamerete e cosa indosserete. Questo viene fatto soprattutto per evitare contrasti di colori. Infatti, quando venni accoppiato a Commander, fondemmo rosso, bianco e blu. E a me andò molto bene perché, come vedete, col blu i miei occhi spiccano. Pam! Molto teatrale. Ah. Mi scusi, lei ha lavorato per Commander? Ho lavorato con Commander. Io e lui eravamo un team. Signor Stronghold. Stronghold? Lei è il figlio di Steve? Sì. E lui non le ha mai parlato di me, no? No, non credo. È normale, è perfettamente normale, perché... Commander non ha il tempo di starsene a sfogliare gli album che io ho avuto il tempo di rilegare per lui. No, Commander è impegnato a salvare il mondo! Con sua madre! Sua madre? Neanche lei parla di me? In arrivo! Oh, guardate, brilla davvero! Ve l'ho detto? Salute! Problemini al laboratorio di scienza pazza. Non fatevi prendere dal panico. Se non siete un organismo monocellulare... Signor Medulla, qui a Supporto Eroe siamo addestrati a non andare nel panico. Colpa mia. Chiamo l'infermiera. A meno che non sia ferita. Allora? Scusa, sa?
numero 1. Uno zombie radioattivo sta attaccando il vostro eroe. Voi gli passate A, il crocifisso d'argento, B, un paletto di legno, C... Dai, questo è assurdo. Ho già in mano il crocifisso. Perché non posso farlo fuori io? Perché siamo supporto eroe. E se il tuo eroe chiede il crocifisso, devi darlo a lui. O a lei. E comunque, Zack, non puoi uccidere uno zombie. Puoi solo riucciderlo. O riucciderla. Se voi siete tutti qui, chi c'è là fuori a salvare il mondo? Papà, come mai già a casa? Dopo aver impedito il crollo dello stadio, stavo guardando la partita e ho pensato, è tanto che io e Will non facciamo due lanci, così ho preso e sono corso a casa, ma vedo che tu e Laila avete già dei nuovi amici. È un onore conoscerla, signore. Dimmi nome e potere. Sono Ethan e mi sciolgo. Ok. Zack, io brillo. Lo vedo. Magenta, so mutare. Sai mutare? In un porcellino d'India. Bene. 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 Davvero bravi. Ok. Io vado a prepararmi un bel sandwich al tonno. Qualcuno approfitta? No, no, no. È stato un piacere. Sono proprio dei bravi ragazzi, Will. Sì. Posso chiederti una cosa, però? Quel ragazzo sa veramente, sì, brillare. Qualche volta. Allora hanno davvero abbassato i requisiti per i supereroi rispetto a quando ci andavo io. Beh, veramente lui è una spalla. Oh, sì, allora si spiega. Sì. Veramente sono tutti delle spalle. Molto bene, figliolo. Uno del tuo rango che frequenta un gruppo di spalle da matricola. Io non ebbi il fegato. E non oso immaginare che avrebbe detto tuo nonno se li avessi portati a casa. In fondo non c'è niente di male a essere una spalla. Oh no? Certo che no. Io ne avevo una e mi salvò anche la vita una volta. Il vecchio... come si chiamava? Quindi a te starebbe bene se... se anch'io fossi una spalla. Sì, credo di sì. Ehi, passami la maionese. Beh, meglio così, perché... perché lo sono. Sai cosa? Una spalla. Chi? Io. Papà... papà, sono una spalla, ok? Mi hanno scartato a inquadramento potere. Ti hanno scartato? Boom. È riuscito a sfondare e ora crede di poter esprimere giudizi sui veri eroi, eh? È un'affermazione di potere, Will. Nient'altro che questo. Sonic Boom! Al massimo puoi segnare aerobica. No, papà, che vuoi fare? Chiamo la scuola, con tutte le tasse che paghiamo. No, papà. Papà. Non è colpa di Boomer. È colpa mia, non ho nessun potere. Ma tu non hai mai detto... insomma, sembrava che tu avessi... che io avessi la superforza come te. Ma non ce l'ho. Però l'avrai, Will. Sei solo... sei solo un eroe tardivo, ecco perché. Forse. Forse no. Ma non mi interessa. Perché, senti, se lo vuoi sapere, io sono fiero di essere una spalla. Anzi... di essere un supporto eroe. Ah, allora, avevamo più o meno finito con gli zombie. Il prossimo? Che c'è? L'eroe vola a nord a 300 miglia all'ora per 15 minuti. Il suo nemico scava un tunnel verso sud a 200 miglia all'ora per 10 minuti. Se l'eroe ha la vista a raggi X, quanto impiegherà a capire che sta sbagliando strada? Io volevo soltanto che Will salvasse il mondo. Che provasse quell'emozione una volta. È un bel peso per le spalle di un 14enne. Oh, ma dai, Josie! Alla sua età io gli caricavo un camion sulle spalle. Ah. Tesoro, lo so che sei deluso. Lo sono anch'io. Credi davvero che non volessi vederlo volare? O usare la superforza? O volare? Ma non possiamo cambiare la sua natura. Non senza gettarlo in una vasca di scorie tossiche. Steve!
no. E poi dove la troviamo, una vasca di... Steve! Sto solo ipotizzando. Will è un ragazzo d'oro e questa non è la fine del mondo. Ok, forse non saremo più il trio Stronghold, la più grande famiglia di supereroi che il mondo abbia mai visto. Ma di sicuro saremo il trio Stronghold, la più grande famiglia che il mondo abbia mai visto. Hai ragione. Hai ragione, e può sempre fare l'agente immobiliare. Benvenuti alla Sky High! Forza, Ron! Ciccia bomba! Dov'è? Dov'è il cappello? Piantatela, almeno rispettate il mio cappello! No. Ragazzi, andiamo. Ridategli il cappello. Ok, sentito la spalla, ridagli il cappello. Ci vediamo dopo, Stronghold. Dai, saltiamo gli scalini. Grazie, Will. Figurati. Siamo qua. Si è ottenuto il posto. Io ti ho tenuto il budino. Come va? Ehi, bello. Guarda qua. Mi dispiace. Vedrai tra un po'. Senti, non è il caso. Credi di poter fare tutto perché ti chiami Stronghold? Mi dispiace se mio padre ha mandato il tuo in prigione, ma... Non osare parlare di mio padre. Adesso lo fa fuori. Vai, vai, vai! Mister Boy, ti faccio smettere! Vai! Ci penso io! Vai! Preside Powers! Preside Powers! Preside Powers! Preside Powers! Spalla, spalla! Eccoci! Sì! Lasciali stare! È forte! Sono forte? È super forte! Allora, chi è stato? Stronghold! Guarda che non è solo la sua gemella. È la sua gemella cattiva. Questo venerdì, hai detto? Medulla, sei un playboy? Secondo te mi hai fatto male? Salve. Io non ho fatto niente, ha cominciato lui. Tuo padre ha cominciato e io finirò il lavoro. Inutile! La camera di detenzione neutralizza tutti i superpoteri. Seduti. Qui alla Sky High facciamo tutto il possibile per insegnarvi a usare i vostri poteri. Ma come li usate sta a voi deciderlo. Tenere alta la reputazione di vostro padre o cercare di macchiarla è un triste spreco di talento. Il vostro talento. Cercate di non dimenticarlo la prossima volta che state per fare una stupidaggine.
Ok, senti. Il passato dei nostri genitori, lasciamocelo alle spalle. Che ne dici? Io dico che se mi capiti di nuovo tra i piedi, ti arrostisco vivo. Allora, Will, qualche novità interessante dalla scuola? Come forse avrete notato, oggi ho scoperto i miei poteri. Sì, lo sappiamo. Ha chiamato la preside. Ok. Sentite, non è grave come sembra, anzi, è stata proprio una cosa divertente. Hai praticamente distrutto la sala mensa. Sì, ma mamma, ho scoperto i miei poteri. E non li sai usare con saggezza? Sanctorum. Ora. William Theodore Strongbow. Vieni qui. Non sei arrabbiato? Ah, mio figlio ha la superforza, come posso arrabbiarmi? Scusa. Sei davvero forte. Già. Ok, se la mamma te lo chiede, ti ho fatto una lavata di testa e ti ho tolto la tua Xbox. Ma non ho la Xbox. Sei sicuro? Il ragazzo ha il potere di Stronghold. È quasi poetico. Distruggiamoli adesso, l'arma ce l'ha lui. Pazienza, abbiamo aspettato tanto. Un altro po' di tempo e avremo la nostra rivincita. Il tempo passerebbe più in fretta se noi avessimo la Xbox. Male. Will, hai condotto le spalle nella storia. Non esageriamo. No, è vero, d'ora in poi tormentarci sarà un rischio per chiunque. Stai abbattendo le barriere, Will. Dimostri che non siamo eroi o spalle. Siamo solo persone. Super persone. Seduti, per favore. Abbiamo molti argomenti da trattare oggi. A partire dalle nozioni basilari del sidecar. A parte lei, signor Stronghold. Può prendere le sue cose e venire qui? Ho il suo nuovo orario di lezione. Congratulazioni. Lei è stato trasferito al corso eroi. A proposito, se un giorno dovesse servirle un supporto eroe, lavoro ancora da freelance. Come faccio con loro? Ci vedremo sull'autobus. E anche a pranzo. Dopo che avrai immerso Ethan nel bagno. Bene, cerchi di non fare tardi. Tranquillo, vai. Raggi! Dallo stupido raggio rimpicciolente al devastante raggio mortale. Questi sono i fondamentali della scienza pazza. Sì, sapevo del suo arrivo. Sfortunatamente gli studenti sono già tutti in coppia. Ma suppongo di poterle affiancare la mia assistente. Signorina Grayson? Le mie scuse. Coraggio. Svelto, piede. Mi ha pestato il piede. Ok, come ti sembra? Perfetto, se vuoi bruciacchiare la gente. Ma aveva chiesto un raggio congelante. Non so proprio che cosa stia facendo. Pessima tecnica. Ha confuso i raggi con i fasci. 2. Meno. Le darei 0. Ma poi sarei costretto a vederla anche ai corsi di recupero. E che abbiamo qui? Non lo so. Non l'ho fatta io. È troppo modesto, signor Stronghold. O forse non abbastanza modesto. Signorina Grayson, in futuro conceda agli studenti di riuscire nell'intento o fallire da soli. Come ci sei riuscita? Sono tecnopatica. Controllo la tecnologia con la mente. Cavolo, io so solo dare pugni alle cose. Ma finirà lui sulla scatola di cereali. Ditemi se la giustizia è questa. Signorina Fernandez, mi scongeli il signor Hellman. Sei stata grande. Anche tu in sala mensa? Oh, sì, almeno l'esame di distruzione e proprietà scolastica dovrei passarlo. Senti, ti aiuto io con questa roba scientifica. Sì, lo faresti? Potrei darti delle lezioni private.
Forte. Ragazzi, ragazzi, di qua. Will, seduto con Gwen Grayson. Mira in alto, bisogna ammetterlo. Mi dispiace, tutto occupato. Non fa niente. Prima ho visto un tavolo vuoto lì. Andiamo. Senza offesa, Will, ma noi non facciamo un corso di socialità estrema, chiaro? Brava, giusto. Non possiamo certo stare a tavola con delle spalle. Scusa, Penny è un po' piena di sé a volte. Penny. Certe volte sei troppo arrogante. Non è giusto che non lo so. Laila, che fai? Che buon odore. Pecomaria capensis. Caprifoglio. Senti, scusa per il pranzo. Scusa di che? Sì, la storia del tavolo. Penny è stata... Figurati, non è niente. Invece è grave. Io ci sto male, quindi voglio rimediare. Ti va di andare stasera alla Lanterna di Carta? Tu odi la cucina cinese. Ma tu no. Lanterna di Carta alle 8. Will! Smettetelo! Oh, ehi! Dai, ragazzi, stiamo calmi. Grazie, Will. Di niente. Tutto ok? Sì, grazie. Anche Zach. Esci. Sì, sì. Con lui non fate tanti duri, eh. Bene. Ti senti grande e cattivo, Stronghold? No, per niente. Piantala, Will può farvi a pezzi. Sì, volete assaggiare quello che ha fatto a Warren? No, io... Attento, Stronghold, quella tua boccaccia ti creerà un mare di problemi. Io non ho detto niente. Sistemiamo tutto in palestra. Sistemare cosa? Ok, se vi batte a salva il cittadino, voi lascerete in pace noi spalle. Sì, e se perde potrete immergere Ethan ogni giorno fino al diploma. Sì. Eh? Sfida accettata. Oh, cavolo. Ragazzi, ragazzi. Preparati. No, aspettate. Ragazzi, siete impazziti. Nessuna matricola ha mai vinto a salva il cittadino e loro sono imbattuti. E tu a stento sai usare i tuoi poteri. Scusa, non aiuto. Will, non hai scelta. Non puoi lasciarli immergere Ethan nel bagno. Ora basta. L'immersione deve finire. Hamilton, il vostro cittadino è stato frantumato perché non avete sconfitto i cattivi. Prossimo incontro. Speed, Lash, scegliete, eroi o cattivi? Cattivi? Sì. Questa è una sorpresa. E chi altri volete battere? Va bene. Vogliamo il piccolo Strongo. E vai tu. E vogliamo Peace. Ricorda quando usavamo veri cittadini? Sì, sì. Testa calda, Stronghold, siete gli eroi. Ehi, concentrati sulla partita. Avete 3 minuti per immobilizzare gli avversari e salvare il cittadino. Salvami! Pronti? Salvami! Ai posti? Battaglia! No, no, no! Devo!
morire! Sei morto, Stronghold! Il vortice gli toglie ossigeno. Niente ossigeno, niente fiamme. Avanti! Salva il cittadino da matricola. Nessuno c'era mai riuscito. E hai superato il record di tua madre al flip. Ma chi vuoi diventare? Ci provo. Che storia buffa. Ah, eccoli qua. Gwen. Ciao. Oh, papà, lei è Gwen Grayson. Gwen Grayson, lui è papà. Signor Stronghold, è un vero onore. Perdoni la mia intrusione. No, figurati, noi eravamo in giro. Relax. Tesoro. Gwen è tecnopatica e vuole aiutare Will con i compiti di scienza. Ed è all'ultimo anno. Will, so che dovevamo vederci domani per studiare l'antigravità, ma ho dei problemi. Puoi anticipare stasera? Certo, sì. Ha una condizione, Gwen. Resti a cena con noi. Oh, no, no, non posso disturbare, no. Sì che puoi disturbare. Anzi, devi. Ok, grazie. Allora, cominciamo? Certamente. Ma è bellissima. E ha riparato il trite rifiuti. Davvero? Insomma, eravamo lì in mezzo a nulla e lei fa: non so cambiare una gomma, so solo cambiare il tempo. Allora dico, almeno fa smettere di piovere. Lo aspetto ancora qualche minuto. Gwen, conosciamo i tuoi genitori? Mm. Non credo, signora Stronghold. Papà si è ritirato qualche anno fa. Ha lasciato tutto il lavoro a tua madre. No, mamma è morta quando ero piccola. Dunque, c'è un altro motivo per cui sono venuta qui. Will vi ha detto che presiedo il comitato del ballo? Direi proprio di no. Bene. In ogni caso, mi stavo chiedendo se voleste intervenire alla festa. Faremo volentieri del chaperon. Certo. È gentile, signora Stronghold, ma no. Noi vorremmo che foste gli ospiti d'onore per ricevere il premio Eroe dell'Anno. Non l'hai ancora finito. Ciao. Ciao. Siamo alla stessa scuola. Tu sei l'amica di Stronghold. Già. Già. Vuoi che te lo scaldi un po'? Non puoi usare i tuoi poteri al di fuori della scuola. Volevo solo scaldarlo nel microonde. Dovevo vedermi qui con Will, ma... Ti vuoi sedere? Sì, ho un minuto libero. Oh, guarda tesoro, questo è... come si chiama? Il tipo della gravità? Lens, sì, lens qualcosa. Sì. Oh, santo cielo, guarda, è boomer. Aveva i capelli lunghi. Oh, te la ricordi? Era una tipa bella strana. Ah, sì, Sue Tenney. Scomparve poco prima di diplomarsi. Sì. E perché? Non si è mai saputo. Qualcuno dice che reclutava cattivi alla scuola, altri dicono che fumava nel bagno delle ragazze. Allora, guarda...
Ecco uno dei peggiori supercattivi, Baron Battle. Il padre di Warren. Giurò che si sarebbe vendicato di me. E mi rubò la parte di protagonista alla recita. Non devi più preoccuparti, papà. Ma è stato tanto tempo fa, non ne voglio parlare. No, no, voglio di parlarne. E una volta alle elementari, sai che ti insegnano a coltivare i fagioli. Beh, Will non capiva perché i miei crescevano in fretta, impazziva di rabbia. Così alla fine mi impietosì e gli rivelai i miei poteri. Ed è il mio migliore amico da allora. E la cotta quando l'hai presa? Prima o dopo quei fagioli? Cosa? Io non sono innamorata di Will Strong. È così evidente? Sì. Fantastico. Perché non glielo dici? Volevo invitarlo al ballo della scuola, ma ci sono due problemi. A lui piace un'altra e lei è perfetta. Sai che penso? Un amore sincero, ma non dichiarato, è l'anticamera di un cuore triste. Però è un pensiero molto profondo. Sì. E i numeri fortunati sono 4, 16, 5 e 49. Ni ai soi sai. Ora devo andare. Ci vediamo, Ippi. Mai gom son go. Non c'era bisogno di accompagnarmi. Dovevo se volevo stare un po' da solo con te. E tanto perché lo sappia, non esco tutte le sere con mamma e papà. I tuoi sono fantastici, Will. Sono felice che vengano al ballo. Se solo avessi qualcuno con cui andare. Vuoi dire che nessuno ti ha invitata al ballo? Beh, ho avuto qualche invito, ma li ho rifiutati. Aspetto il ragazzo giusto. Ah. Tu, Will. Io? Oh, ciao, papà. Ciao, Will. Ciao. Tu non sei quel tipo con sei braccia, vero? No, signore, solo due. E tienile a posto. Sì, signore. Buonanotte. Sì! Cavolo. Ok. Ecco qua. Ballo della scuola, la più grande riunione di superadolescenti che ballano sotto lo stesso tetto. E allora ci prenderemo la nostra rivincita. Ci manca soltanto una cosa. La tavola da surf di Reiki Menamena? Accidenti a questo joystick! Ah, certo, certo, il biberon. Ehi, sei un asso con quel joystick. Male, 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 male. Laila! Non sai che mi è successo ieri sera? Oh, li adoro. La lealtà è lo specchio dell'amicizia. Oh no. Oh, l'ho proprio dimenticato. Ah, mi dispiace, immagino che vorrai uccidermi. Il contrario, veramente. Devo dirti una cosa. Sì? Sì, ma prima tu. Ok, ok. Riguarda il ballo. Davvero? Anche la mia? Ci vado con Gwen Grayson. Ti rendi conto? Io, una matricola, vado con la ragazza più favolosa della Sky High. È grandioso. Lo so. Buongiorno. Oh sì, è la tua novità sul ballo. Ci vado anch'io. Sul serio? Con chi? Con chi? Sì, chi ti ha invitata? Oh, chi mi ha invitata? Warren Peace. Warren Peace? Dimmi che scherzi. Laila, quello è un maniaco. Ed è il mio nemico mortale. Come puoi andarci con lui? E da quand'è che vi frequentate? Da ieri, ore 8, lanterna di carta. Ciao, Warren.
Ieri ho detto qualcosa che ti fa pensare di poterti sedere qui. Divertente, ma tu non sai che è successo. Ero sul punto di invitare Will al ballo, quando, pensa un po', gli ho detto che ci sarei andata con te. Non mi sembra che questo fosse il piano. Fatto i compiti di storia? Che stai facendo? Si chiama sedersi. Questo tavolo è riservato. Mm-hmm. Ti hai risposto alla 4? Tiger Man fu morso A, da una tigre radioattiva, o B, da una tigre normale e poi esposto alle radiazioni? Ciao. Ma ora mangiamo al tavolo di Warren. Mi sento molto pericoloso. Wow. Ti dà fastidio, Magenta? O magari è il contrario. Qualcun altro cerca compagnia per il ballo. Ti prego, ti prometto che sarà il più indolore possibile. Quindi non lo stai facendo perché ti piaccio, ma per far ingelosire Stronghold? Sì. Allora accetto. Ma non noleggio lo smoking. Senza Warren è comunque il tavolo dei duri? Il ballo è una scemenza. No, io ci vado. Sì, ecco. Ciao, ragazzi. Ciao, bello. Ciao. Come va? Andiamo, Stronghold. Solo due giorni all'esamino di scienza pazza e non sai ancora costruire una pistola a raggi bendato. Hai intenzione di bendarci? Non vedo niente. Ciao tesoro, stavo proprio pensando a te. Non vedo l'ora di andare al ballo. Sono così emozionata e voglio... Ah! Non chiamarmi tesoro. Questo è il grilletto? No, è il dispositivo di fusione. Ok, e invece questo? Il mio telefono. Bene, super forte e veggente. Pronto? Aspetta, Penny, non capisco se parlate tutte insieme. Ok, meglio. Cosa? Oh no. Ok, dammi un attimo, ti richiamo. Che c'è? Un problema con le attrezzature per il ballo. Manca la macchina del fumo e ora devo costruirla io. Potrei riunire qui il comitato? Oh, non lo so, perché i miei sono in missione d'emergenza e torneranno tardi. E non ho il permesso di invitare gente. Ehi, non fa niente. Speravo che potessimo passare più tempo insieme, ma... vuol dire che ci vedremo a scuola. Notte, Will. Se sono... solo se sono poche persone. Super! Ryan, stai mettendo il formaggio su tutte le pareti! Larry! Proprio ora devi essere 2 tonnellate di pietra. Per favore, non usare i tuoi poteri. Ragazzi, 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 il pavimento! Gwen, hai detto che era una riunione del comitato. Questa è una riunione del comitato. Ok, è arrivata un po' di gente in più, ma Will, sei popolare. Che ci vuoi fare? Ci sono tutti quelli del corso eroi. Come farò a pulire casa in tempo? Dai, vieni con me. Allora, a che stai pensando? Ai miei amici. Perché? Sono tutti qui. Il tuo gruppetto di spalle. Senti, adesso chiamo Zack e Laila e gli dico di venire qui perché... Will, tu sei veramente buono. Ma credi che qui si divertirebbero? Con tutta questa gente non si sentirebbero un po' a disagio? Non credo che avrebbero problemi. Fidati. Sarebbero tristi. Oh. Ehi! Scusa, cercavo un secchio. Vorrei un posto dove stare un po' da soli. Wow, è incredibile. Sì, ma
Quando passi tutta la vita a prendere a schiaffi il male, è ovvio che hai tanti ricordi. Anche noi dovremmo avere dei ricordi. Senza zucchero. Tutto quello che vuoi. Chi ha indicato una spalla? Già, lei che ci fa qui? Se ne sta andando. Dov'è Will? La verità. Ti sta evitando. Senti, Will sa che è una cotta per lui. Lo sa. Tutti lo sanno. Will è troppo buono per dirti che non gli interessi. Tu poi non cogli i messaggi. Insomma, sveglia. Sceglie di venire al ballo con me. Organizza una festa e non ti invita. Lo metti in imbarazzo. E metti in imbarazzo te stessa. Ok, ho capito. E, appena vedi Will, gli puoi dire che non voglio più parlare con lui? Riferirò il messaggio. Laila! 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 Divertiti con Gwen. Siete fatti l'uno per l'altro. Gwen. Ah, grazie, Will. Che cosa hai detto a Laila? Niente. Le ho detto solo la verità. Tu sei un eroe. Lei è una spalla ed è un freno per te. Che cosa? Perché l'hai fatto? Laila è la mia migliore amica da sempre. Adesso hai dei nuovi amici. E credo che tu debba decidere se vuoi frequentare noi o quelle nullità. Su, andiamo. No, scordati. Io non vengo con te né ora né al ballo. Meglio se ti cerchi un nuovo compagno, Gwen. Mi vuoi mollare? Wow, 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 chiariamo bene una cosa, ok? Tu non puoi mollarmi! Non la sera prima del ballo! Scusa, Gwen, ma lo sto facendo. Io ti mollo. E ora andatevene tutti a casa! La festa è finita! Spero non per causa nostra. Io e tuo padre voliamo in Europa per 2 ore e tu organizzi una festa. Non ci posso credere. Conto fino a 3, poi voglio tutti fuori da questa casa! Figliolo, ti chiederò soltanto una cosa. Papà, te lo giuro, non era in programma. Ok, per me può bastare. Steve, guarda che io ho una mezza idea di non farlo andare al ballo della scuola. Ma... va bene, tanto non ci vado. Wow, 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 tua madre ha detto solo che ha una mezza idea. Will, tu devi andare al ballo. Dobbiamo andarci tutti, perché lì presenteremo al mondo il trio Stronghold. La più grande famiglia di supereroi che l'umanità abbia mai visto. È successo qualcosa, Will? Non ne voglio parlare. No, no, ne parleremo, perché... abbiamo promesso a Gwen di andare al ballo. E quando uno Stronghold fa una promessa, quella promessa è debito. Te lo prometto, papà, non ci vado. Pronto? Laila? Rispondi, Laila. Rispondi, rispondi. Ok, non rispondere. Sono io, vado alla lanterna di carta. Se senti questo messaggio, raggiungimi. Hai detto così? Te lo giuro. Quanto amo la vita. Grazie di avermi invitato. Questa vi piacerà. C'è uno scienziato qui in una macchina. Laila. Laila, rispondi. Ok, se non hai sentito il messaggio, sono alla lanterna di carta e volevo... Casella messaggi completa. Che ci fai qui? Sto cercando Laila, tu sai dov'è? Perché dovrei saperlo? Non lo so, l'ha invitata al ballo. Oh, sì, è vero. Beh, comunque non vi rovinerò la serata. Che vuoi dire?
che non vado al ballo. Questo è un bel problema. Noi ci andiamo solo per farti ingelosire. Eh? Will, sei così stupido. Lei muore per te. Da stasera non più. Non mi stupirei se Laila e gli altri non volessero più parlarmi. Ma allora l'hai combinata grossa. Perché io faccio di tutto, ma loro non smettono di parlarmi. Grazie. Vuoi ballare? No. Neanch'io. Salve, Laila. Lei sembra aver bisogno di un drink. No, grazie. Oh, tranquilla, le bollicine sono solo aranciata. Oops. I ragazzi della scuola sono immaturi. Grazie tante. Hai detto che non noleggiavi lo smoking. È di mio padre. A lui non serve molto in isolamento. Formaggio? Noi andiamo, tesoro. Sei ancora in tempo per cambiare idea e venire. No, è meglio di no. Hai mai pensato di aver combinato un tale disastro che non potrai mai rimediare? Si possono commettere degli errori, Will. È il bello del liceo. Ed è il bello della vita. Il segreto è imparare sbagliando. Spero che i miei amici siano d'accordo. Se sono dei veri amici, sarai sorpreso da quanto sanno essere comprensivi. Grazie. Fammi un favore, nascondilo bene. Tuo padre cercava di portarselo sotto il mantello. È convinto che tutti vorranno ricordare i bei tempi con lui. Immagino. Ci penso io. Ti voglio bene. Divertitevi. Sky High. Josie, aspetta. Non possiamo annunciare il trio Stronghold senza Will. Non è la stessa cosa, lo capisci? Forse dovremmo tornare a casa. E di sicuro non ci serve un altro premio. Diamo il benvenuto a Commander e Jetstream. Buonasera. Prima un breve annuncio. Il proprietario dello zaino jet nucleare di colore azzurro ha lasciato le luci accese. Scusate. Permesso, scusate. E ora? Accogliamo il presidente del comitato del ballo, la ragazza che ha reso possibile tutto questo, Gwen Grayson. Grazie, preside Powers. E un ringraziamento speciale ai nostri ospiti d'onore che vincono la prima edizione del premio Eroe dell'anno. Commander Jetstream! Per celebrare l'occasione è previsto un tributo speciale al più potente superessere che abbia mai varcato la soglia della Sky High. Io! Commander? Royal Payne è una ragazza? Sì, che lo sono. Come ho potuto soccombere a uno stupido simile? Preparati ad assaggiare il biberon. Tu davvero credi di potermi uccidere con quell'arma giocattolo che ti ritrovi? Mio caro Commander, chi ha mai parlato di ucciderti? Yeah!
sono perso. Cerca un'uscita! Portale fuori più che puoi! Io cerco di rallentare! Grazie del passaggio, Ron. Allora, se non torno entro mezz'ora... Vengo a cercarti, siamo intesi. Volevo dire, chiama aiuto. Chiamo aiuto, siamo intesi. Ora fila dentro. Scusa? Ma dove siamo? Warren, accendi una torcia. Per caso vuoi finire alla griglia? Signorine, con permesso? E tutti seguirono la stella cometa. Idea brillante, Zack. Grazie, bello. Ciao, Will. Ragazzi, non ci crederete mai. Gwen è la figlia di Royal King. Sì, e ha... Ma ha rubato il biberon. Sì. E ha trasformato tutti in bambini, compresi i tuoi genitori. Ok, questo non lo sapevo. Stavolta neanche il grande Will Stronghold ce la farà. Ha ragione, dobbiamo impegnarci tutti. Tutti chi? Tu e Warren? Noi siamo solo delle spalle. Avere i poteri non vuol dire per forza essere eroi. I poteri a volte rendono stupidi. Rendono me uno stupido. Quello che voglio dire è... Si è capito, sei stato uno stupido. Layla, se la mia invitata al ballo dovesse uccidermi, voglio dirti che... Non sono commoventi. Io odio commuovermi. Anche voi fate parte del piano. Come mai non mi sorprende? Tu occupati di Gwen. Noi sistemiamo i pagliacci. La cinghia e contemporaneamente agganciare le due cinture. Agganciare, Royal, agganciare. Quale devo agganciare? La o la B? Cerca di calmarti. Torniamo al punto uno. Torna qui e combatti! Chi c'è, spalla? Hai paura di combattere? Non credo nell'uso violento dei poteri. Io non credo che tu li abbia i poteri. Porta Mary, picchia Laila! Porta Mary, picchia Laila! Non puoi nasconderti in eterno. Come ha fatto? Oh! Fa schifo, vero? Vorrei farti rivivere, mio caro Commander, i tempi in cui eri alla Sky High. Allora nessuno sapeva che cosa fosse una tecnopatica e una brillante ma incompresa ragazza di nome Sue Tenny venne bollata come fenomeno da baraccone e relegata al corso per le spalle. Aveva un piano molto audace, molto visionario. Voleva mettere su un'accademia per supercattivi e crescere una generazione di eroi fin dall'inizio all'insegna del male. Ma prima doveva distruggere l'istituzione che aveva osato rifiutare il suo genio. E adesso, molti, molti anni dopo, quel piano sta per completarsi. Il mio unico rimpianto è che questo è il più bel discorso mai pronunciato da un supercattivo. E tu non sai neanche che sta dicendo. Ma io sì. Senti, mi dispiace che i miei abbiano distrutto tua madre. Ma ora metti a terra mio padre. Nessuno può sconfiggere Royal Pain. Quando esplose il biberon non fui distrutta. Fui soltanto trasformata in una bambina.
Stitches mi portò via e mi allevò come una figlia. La piccola di papà. Ti ho detto di non chiamarmi in quel modo! Squilibrato. Proprio così. Royal Pain non era mia madre. Royal Pain sono io. Oh mio Dio. Ho baciato una vecchia. Bravissimo, Ghiacciolo. Grande sbaglio. Ma tu non eri una spalla! Sono una spalla. Non lasciarci qui! Royal Pain ha sabotato il dispositivo antigravitazionale! Tra poco la scuola precipiterà! Abbiamo solo 10 minuti! Qui c'è la sala antigravità, ma Royal Pain ha chiuso gli accessi. Ehi, è questo condotto? Sì, solo un topo può infilarsi là dentro. Splendido. Secondo me è una stupidaggine. Ok, ok, stai andando alla grande, Magenta. Alla grande. Guarda che zampette carine. Ok, mancano 3 metri. Ci deve essere un'apertura sulla destra. Provata. Cerca il pannello d'accesso. Cerca il pannello d'accesso. Cosa? Porta al generatore. Ti porta al generatore. Ricevuto. Avete perso l'ultima possibilità di fermarmi. Questo lo vedremo. Sorpresa? Anch'io. Tu voli. Ma è impossibile! Soltanto una persona può trasportare dei supereroi. Ah. Ed è Ron Wilson, professione autista. E io sono Ron Wilson, professione autista. Ha trovato il generatore, credo. Deve rodere il filo che porta allo scrambler. Ok, ora spezza il filo connesso allo scrambler. Cosa? Spezza il filo rosso. Qui è pieno di fili rossi. Al suo posto e i traslocatori non hanno rotto niente. Te l'ho detto che non serviva l'assicurazione. No, lo sapevo. Oh, no!
sarebbe stato un bel guaio. Beh, buonanotte. Adesso? Bella domanda. Forse posso esservi d'aiuto. Mi basteranno un paio d'ore per riconfigurare il biberon. Signor Pease, lei potrebbe portarmi al laboratorio di scienza pazza? Certo. E signor Pease? Sì? Mi rincresce, ma ho appena fatto la pupù. Se siete già stati debiberonizzati, cercate i vostri abiti. Prendete un bambino e recatevi in laboratorio. Mamma, papà, sentite, volevo chiedervi scusa perché tutto questo è colpa mia. Tesoro, non accusarti ingiustamente. Ha ragione. Come potevi immaginare che la tua ragazza era una completa psicopatica? Non è per quello. Mi avevi dato una regola e io l'ho infranta. L'ho portata nel Sanctorum. È così che ha preso il biberon. La festa a casa era una trappola. E lo era anche il ballo, Will. Siamo tutti caduti nella trappola di Royal Pain, ma tu l'hai sconfitta. Hai salvato la Sky High. E tutti i presenti. Non l'ho fatta da solo. Scusate, Steve. Josie. Anche se sembra che Gwen abbia inventato questo premio solo per attirarvi alla festa e al vostro destino finale, qui c'è il vostro nome, quindi... Sarebbe un onore accettare il premio di eroe dell'anno. Ma temo che questo non lo meritiamo noi. Lo meritano loro. Le spalle. O meglio, il supporto eroe. Perché invece non li chiamiamo con il loro nome, Josie? Eroi. Oh, Jonathan, qualsiasi cosa gli insegni, continua a insegnarlo, chiaro? Certo. Spreco. Non posso fare più niente per aiutarvi. Non sono Wonder Woman. Ho sopportato la pubertà due volte per questo. Ho debiberonizzato tutti i bambini e distrutto quell'orribile arma per sempre. E ora fughi! È romantico da vomitare. Non dirlo a me. Vuoi ballare? Sì. Voglio dire, sì. Sì. Rispetto al ballo, il resto dell'anno è stato piuttosto noioso. Gwen e la sua gang hanno avuto ciò che meritavano. Ora nessuno vuole salvare il cittadino. Male. Ah, sto scherzando. Però hanno tanto tempo da dedicare a se stessi. Oh sì, e Ron Wilson, l'autista, è caduto in una vasca di scorie tossiche. Ora lavora per il sindaco, difende la città dai robot giganti. Quindi alla fine, la mia ragazza è diventata la mia nemica mortale, il mio nemico mortale è diventato il mio migliore amico e la mia migliore amica è diventata la mia ragazza. Ma, ehi... È il bello del liceo.
Karen, seven seas are running through. But what can you do? I don't know how I'm meant to act with all of you. Sometimes I don't try a chest. Now, 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 now,